Hai visto Daniel? No. Italo, hai visto Daniel? No. Ragazzi, ma dove è finito? Il pubblico sta già entrando. Io lo ammazzo. Trovatelo. Dividiamoci. Combatti o fuggi. Combatti o fuggi. Combatti o fuggi. Fuggi, cazzo, fuggi! L'ansia. Che interessante combinazione di emozioni. Include la paura, l'apprensione e la preoccupazione. È spesso accompagnata da sensazioni quali tremori, palpitazioni, dolori al petto, nausea, respiro corto. I segni somatici sono dunque un'iperattività del sistema nervoso autonomo e in generale della classica risposta del sistema simpatico di tipo combatti o fuggi. Combatti o fuggi. Combatti o fuggi. Combatti o fuggi. Fuggi, cazzo, fuggi! Daniel! Daniel! Oh! Daniel! Ma non è colpa mia! Daniel! 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 Io non l'ho trovato. Io nemmeno. Vado a cercarlo in magazzino. Io lo cerco sotto. Daniel! 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 Sta entrando il pubblico! È tutto pronto! Daniel! Daniel! No. Che cavolo ci fai qua? Sta entrando il pubblico! No. Andiamo! Andiamo! No. No! Oddio! Che fronte sudata che hai! Stai meglio! Che mani fredde che hai! Devi fare meglio! Che alito pesante che hai! Devo mangiare meglio! L'ho trovato! È qui sotto! Sono qui! Aiuto! Siamo qui! Oh, cazza bubola! Ma questo non può andare in scena così! Rischia di saltare lo spettacolo! C'è solo una cosa da fare! Chiamare la zia. Italo, lei ma sempre come un treno, Daniel, belli di zia, mamma mia, ma problemi non ce ne stanno, allora, mo, dunque, fammi capire, senti, ma tu, ma che, ma che sta pistolone, mamma mia, allora, ma sentimi a me, ma tu, ma qual è il problema? Non ti ricordi le battute? Ma tu non è che magari c'hai paura che la gente si accorge che ti hai dimenticato il testo e hai paura che ti frischiano? È quello. Oh, ma no, Daniel, guarda che io ti sto vedendo, mamma mia, non va bene, Daniel. Daniel, tu stai pensando che come uomo non vali una mazza. Eh no, Daniel, senti, ma la bocca ce l'hai secca? Ti senti la lingua felpata? Sì, ma sentimi un po', ma il cagozzo già l'hai avuto? No, ancora no. A vomitare, però hai vomitato. A posto, Daniel, va tutto bene, c'è qua zio, mo t'aiuto, eh?
Allora, dell'acqua a bollire! Ma zia mica sta partorendo. Ma no, è che io dopo mi bevo la tisana. Allora, ci penso io. Ecco qui. Allora, apri la bocca. Guarda qua, che colorite, già lo stai prendendo, vedi? Mo, Daniel, adesso devi andare perché sta già arrivando il pubblico. Dai, guarda zia, the show's masking gong, ok? Anche perché qua tutti ti vogliono bene. Vero che a tutti lo vogliamo bene, Daniel, Su, mo, alziti a cammino, Lazzarone, vai, vai! Va! Ecco. Che cosa gli hai dato? Ma solito, due gocce di autostima e due gocce di indipendenza. Merda, merda, merda! Scusate! Scusate! Sì, ora porterò il cestino alla nonna. Chissà se c'è qualcuno nel bosco. Chissà se c'è qualcuno nel bosco. Non è adesso. E dopo è quella. Non ci vado, io non ci vado, non ci voglio andare, io non ci vado. Non ci vado. Non ci vado. Vai. Ciao, Cappuccetto Rosso. Oh, ciao, Lupacchiotto. No, insisto. E questa te la offro io. Bravo sei stato. Bravo. Bravo. Essere un buon attore non è facile. Essere un uomo è ancora più difficile. Io voglio essere entrambi prima di morire. Bella, eh? Non è mia. È di Jill Steen. La fai tu, però. No, la fai tu. Tra l'altro è strano che ti abbiamo preso tardi. Vai. A domani. E Lupacchiotto.